legato alla presenza che non mancherà di Raffaele Bonanni. Vi diamo il benvenuto, come io parlo a nome del Movimento di Orientamento Democratico. Abbiamo pensato bene di organizzare questo salotto politico estivo montano, quindi sia come filius voci che come filius temporis, in questo caso da intendersi meteorologicamente, nell'altro geograficamente, e l'idea è stata quella di invitare esponenti politici di rango al fine di affrontare appunto la problematica che ci attanaglia come singoli cittadini e cittadine, e cioè quella della crisi, attraverso il metodo dialogico, quindi con il confronto diretto, impegnato e intellettualmente appunto orientato all'analisi e a affrontare con decisione la crisi. Io vi prego di dare un benvenuto caloroso con un applauso necessario ai nostri ospiti. Ve li presento: alla mia sinistra, in ordine, il consigliere regionale Tonino Menna, a seguire rappresentante della scuola di regione Luciano D'Alfonso, e il rappresentante delle piccole e medie imprese della provincia di Chieti, dottor Rosica. Arriverà tra breve, come detto, il rappresentante quindi della CIS nazionale, Raffaele Bonanni. Io direi di iniziare subito con la prima domanda. Vi dico che le domande le abbiamo formulate, le abbiamo già sottoposte ai nostri ospiti affinché appunto potessero orientarsi in quello che è il panorama che vogliamo affrontare. Prima mi sono preso una piccola ramanzina dall'amico Tonino Menna, perché mi ha detto: guarda, era opportuno lasciare maggiormente libertà a tutti, quindi affrontare con maggiore slancio questi temi, ma comunque è stata una battuta che noi abbiamo accettato in maniera volentieri. Diciamo questo allora, io vi leggo la prima domanda. Nella cultura aziendale, in questo caso quindi passerò la parola immediatamente al dottor Rosica, si usa spesso dire too much analysis is crisis, cioè quando si analizza troppo e si continua ad analizzare, l'analisi alimenta la crisi e non la risolve. Si creano gruppi di analisi che poi vanno ad analizzare la crisi e da quei gruppi se ne creano altri e così via dicendo. Poi il problema operativamente non si affronta. Dal suo punto di vista e secondo le esperienze fatte professionalmente in vita, qual è il metodo migliore da un punto di vista operativo per affrontare questa crisi che ci attanaglia nel medio termine, nel breve medio termine? Buonasera, è già acceso? Buonasera a tutti. Io ovviamente non sono un politico di alto rango, ma sono un industriale. Nel medio periodo, per affrontare una crisi di queste proporzioni, secondo me la prima attività da fare è quella di porre l'attenzione a dove si sta andando, cioè a quanto lavoro si perde, a quanto fatturato si perde, quanto lavoro inteso come minuti di lavoro, quanto fatturato si perde, quali tipi di mercati, quali tipi di clienti o quali possono essere le partite di lavoro che vanno a rischio, cioè dove non si hanno gli incassi. Nel lungo periodo, secondo me, bisogna ragionare come se la crisi non ci fosse e cominciare a immaginare che cosa accadrà dopo la crisi. Io rappresento un gruppo di aziende che operano nel settore automotive. Il mondo automotive è quello più colpito in questo momento, e noi come stiamo cercando di ragionare? Cioè ci immaginiamo che dopo questa crisi sicuramente il mondo automotive sarà ridimensionato in Abruzzo, ma sarà ridimensionato in Italia, ma ci saranno ancora cose che si muoveranno con gli stessi principi. Questi sono gli aerei, i treni e altri meccanismi, soprattutto nasceranno elettrodomestici che avranno dei congegni elettronici e meccanici sempre più sofisticati. Dovete cominciare a immaginare che il sogno del robot che fa da elettrodomestico, diciamo, evoluto è una cosa
che nei prossimi 10 anni starà qui tranquillamente con noi, cioè per affrontare argomenti di questo tipo qua dobbiamo immaginare che 10 anni fa non esistevano le moto con l'ABS, oggi le moto sono quasi tutte con l'ABS. Oggi dire che nascerà un elettrodomestico che avrà componenti meccanici guidati dall'elettronica perché possa fare dei lavori che magari superano non tanto quello che fa l'uomo, però poi immaginate una persona malata che ha anche le sue riserve personali a non voler essere curato, non lo so, nelle sue parti intime, oppure non, un robot può fare questo, lo può alloggiare all'interno di una vasca da bagno, lo può aiutare a vestirsi. Ecco, superare queste cose significa anche guardare a un mondo più moderno, a un mondo che tornerà a creare posti di lavoro diversi da quelli che abbiamo avuto fino ad oggi, ma bisogna proiettarsi necessariamente oltre la crisi, perché se si fa solo analisi negativa si corre il rischio di essere avvolti dalla crisi e non cominciare a vedere che cosa succederà dopo. Quindi la tecnologia ci salverà. Luciano, sarà la tecnologia a darci una mano per affrontare il futuro, oppure, volendo riprendere le parole di Ratzinger o anche quelle del filosofo Bologna, sarà la speranza a darci maggiore forza per affrontare il futuro e quindi vincere questa crisi che è qualcosa di etereo ma che in realtà comincia a pesare su noi, anche sulle nostre coscienze? Intanto io mi complimento per questa iniziativa, non solo perché si fa in piazza ed è una questione, diciamo, di metodo e di spazio, ma perché si fa in un periodo in cui corpo e mente solitamente si colloca a riposo, ma i problemi invece non vengono collocati in soffitta, e perché mi convince molto l'impostazione tematica. Teniamo a mente che questo convegno ha un'esigenza tematica di un certo interesse. Questa è una regione in crisi, e perché può essere qualificata in un modo o in un altro? Io credo che l'ambizione di questo convegno sia di produrre anche dei numeri di lettura, dire una cosa o il suo contrario a partire dai numeri. I numeri di questa regione che ci fanno dire? Che questa è una regione che ha una condizione di affanno o è una condizione, quella di questa regione, di velocità, di forza, di competitività che significa funzionalità, e di coesione che significa unità interna? Allora mi permetto di dire, raccogliendo anche la cordialità di questa assemblea, anche di coloro i quali hanno curato questa bella organizzazione, io penso che ci sono dei dati e dei numeri più capaci di intellegibilità di altri, uno per tutti. Delle forze lavoro delle quali dispone questa regione, la condizione qual è? Noi abbiamo un numero di iscritti nelle strutture deputate a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro che ci colloca come una regione problematica, poiché 73.000 persone sono alla ricerca della collocazione della propria forza lavoro. Questo è il primo dato importante. Se a questo dato si aggiunge coloro i quali sono percepienti, i cosiddetti strumenti di ammortizzazione sociale, questo fa aumentare ulteriormente questo dato. Se a questo dato aggiungiamo il numero di coloro i quali sta investendo tempo e cervello per prepararsi domani e dopodomani ad una cittadinanza attiva, noi abbiamo un numero di studenti iscritti nelle nostre università pari a circa 66.000 persone. Queste 66.000 persone oggi stanno studiando perché domani vogliono trovarsi collocate. Collocate come? Secondo il vecchio rapporto di lavoro che ci ha fatto conoscere l'Ottocento e il Novecento? O per esempio vogliamo immaginare nuove occasioni di lavoro delle quali una grande responsabilità deve sapere avere la politica, l'amministrazione, l'attività normativa, l'impresa? Io sono contento che oggi c'è un rappresentante delle piccole e medie imprese alla mia sinistra,
dal punto di vista della collocazione geometrica. Poi vedo anche un altro rappresentante delle imprese che fanno commercio, riconosco Allegrino, al quale va credo non solo il mio saluto ma anche quello degli altri con me impegnati relatori. E poi è molto importante la presenza che sta per materializzarsi di Raffaele Bonanni, per quello che lui interpreta oggi nella battaglia sociale, ma io non escludo per quello che lui potrà rappresentare domani, augurandoglielo come abruzzese, per quanto riguarda la cura delle questioni pubbliche, magari avendo anche una responsabilità pubblica. Vedete, io che cos'è che dico e spero di dirlo con chiarezza secondo le mie intenzioni? Per fare in modo che ci sia la produzione di nuovo lavoro, noi abbiamo bisogno dell'incrocio di alcuni elementi. Il primo elemento è che sia in salute l'impresa. Noi dobbiamo terminare una stagione di antipatia che c'è stata in un pezzo di 800 e in un pezzo lungo del 900 nei confronti dell'impresa. Noi dobbiamo scattare una fotografia che ci fa dire che l'impresa non è il problema, ma è la soluzione al problema. Come fare in modo che aumenti il numero delle imprese in questa regione? Dicendo le preghiere? Organizzando i combattimenti? O invece creando delle condizioni di facilitazione che si chiamano dappertutto nel mondo facilitazioni di contesto o facilitazioni di progetto? Io penso che è possibile di più in Italia e molto di più anche in Abruzzo facilitare la nascita e la buona vita dell'impresa. Come fare questo? In passato lo si è fatto in prevalenza attraverso il ricorso alla leva finanziaria pubblica, attraverso il ricorso alla leva fiscale. Noi oggi dobbiamo inventare nuove modalità per facilitare la nascita della vita dell'impresa e la buona vita successiva dell'impresa. Scommettendo su un dato, ed è importante che qui c'è un bravo normatore come Tonino Menna, e mi sarei aspettato di trovare un altro normatore come l'assessore regionale De Fanis, spero che non abbia nessun problema irrisolvibile che lo ha tenuto lontano da qui, da questo salotto che insomma sono convinto sarà proficuo. Noi dobbiamo inventare nuove modalità non onerose dal punto di vista finanziario e fiscale. Io mi iscrivo ad un gruppo di persone che hanno a cuore la politica, che coltivano il grande valore dell'attività normativa. La norma facilitante, flessibile, amica della vita dell'impresa può sostituire il peso del denaro pubblico che scarseggia. Poi ci tornerò, faccio solo una sottolineatura. Vedete, l'ho detto anche in qualche altra circostanza, la Turchia sta crescendo a vista d'occhio, potentemente, diventando la sorella della Germania con l'acqua, poiché in Turchia, dice Erdogan, ma anche il suo uomo che lo rappresenta in Italia, che si chiama Aki Akil, l'ambasciatore turco in Italia, davanti alla domanda mia, ma perché la Turchia corre così risolutamente, tanto da assomigliare alla Germania con l'acqua? Lui mi dice, ma lo scrive anche Erdogan nella sua terra, ad Istanbul, perché da noi non c'è, la prima risposta è scherzosa, non c'è la siesta. La seconda risposta è perché noi in 6 giorni diciamo di sì a qualsiasi iniziativa di impresa. Noi dobbiamo sapere che vale molto, al pari del denaro per la vita dell'impresa, il fattore tempo. Non è possibile che il tempo sia una coordinata, un'asticella che non finisce mai, deve avere un inizio ed una fine, e questo è un dovere dell'attività pubblica, e non ci può essere paura che determini la sospensione del fattore tempo. In Abruzzo c'è anche la signoria della paura, scarseggiano le risorse finanziarie pubbliche, scarseggiano le idee, c'è un certo numero di problemi e c'è la signoria della paura. Ecco, noi su questo dobbiamo trovare una soluzione e sono convinto che questo salotto, questo pomeriggio, ci sarà di aiuto. Tonino, da questo punto di vista,
riagganciandoci al discorso di Luciano, sì, che potrebbe essere anche visto come la teoria dell'ostrica, se si teorizza la signoria della paura che bisogna vincere. L'Abruzzo, secondo te, ha riagganciato al sud oppure corre ancora con le regioni del nord? Ma intanto io volevo dirvi grazie per l'invito e per questa bella iniziativa. Io ho organizzato nel mio paese 2 anni fa un'altra simile a questa, lo voglio ricordare perché anche quella sera c'era Raffaele Bonanni, ma c'era il nostro amico Remo Gaspari e con altri amici veramente avevamo dato, non fatto solo un'analisi, perché le analisi devono essere fatte, però poi ci devono essere anche le proposte, e soprattutto chi fa politica, e io lo dico, Luciano lo sa, noi veniamo da una storia, da una tradizione che più alle belle parole pensa alla concretezza, ai fatti, alle proposte serie, ai programmi, alla programmazione, ai progetti. L'Abruzzo, visto che sono un consigliere regionale, sono stato chiamato in causa anche dagli altri interventi, sta come il resto dell'Italia, e come questa è una congiuntura internazionale, una crisi finanziaria oltre che economica, l'Abruzzo subisce una instabilità a livello economico, lo ha detto già Luciano. Io voglio darvi un dato, quello dell'occupazione lo ha detto lui, io voglio dare il PIL perché credo che è significativo. Nel 2012 sarà in Italia 1,4 meno, in Abruzzo meno 2%. Lo voglio leggere perché credo che sia importante, poi verrò anche a dire che cosa si può fare. Ecco, per la Banca d'Italia è ancora una regione cerniera tra nord e sud. Questa è una cosa che stava molto a cuore al ministro, all'ex ministro, perché eravamo diventati la locomotiva del sud, ci stavamo agganciando al nord, e mi dispiace, lo dico tra parentesi, non è mio costume fare polemica, ma proprio l'altro giorno il nostro presidente della regione, in un'intervista proprio il giorno di Ferragosto pubblicato sul Centro, ha avuto una caduta di stile, perché un presidente di regione, io credo, debba dare, come dire, coraggio, debba indicare la strada del risanamento, deve indicare come uscire dalla congiuntura, come bisogna creare posti di lavoro, come bisogna incentivare le imprese a rimanere e a non delocalizzare, perché uno dei problemi dell'Italia in questo momento è la delocalizzazione di alcune industrie, di come sostenere l'automotive, che è i 2/3 dell'industria ormai, del PIL dell'industria, è la nostra provincia, la provincia di Chieti e dell'intera regione, e così via. C'è qualche qualche spiraglio, mentre la Banca d'Italia è ancora una regione cerniera, per il governo non è più nel mezzogiorno. Voi sapete che siamo usciti da anni ormai nell'obiettivo 1, erano gli incentivi della Comunità Europea, e nel piano delle infrastrutture del sud per questo motivo l'Abruzzo non figura. Basta vedere gli ultimi 2 CIPE. Tutte le regioni del mezzogiorno hanno ottenuto grossi fondi per infrastrutture. L'unica regione che non c'è un solo euro è la nostra regione. Perché dicevo della caduta di stile del presidente della regione? Perché dà la colpa all'assistenzialismo di Stato e al gasparismo. Io non ho motivi di dire ad alta voce che questo è un termine che ha utilizzato una certa sinistra nel passato e che io non condivido, perché Gaspari, contrariamente a Chiodi, ma
complessivamente io direi la classe dirigente, non solo della Democrazia Cristiana, anche quella dell'opposizione, era una classe dirigente che nei momenti difficili per la nostra regione si ritrovava nella programmazione delle grandi infrastrutture, nelle grandi opere che hanno segnato la trasformazione di questa regione da una regione di pastori, pastorizia e di povertà, una regione moderna. Parlo delle autostrade, della viabilità in genere, parlo dei centri di ricerca, delle università, delle grandi aree industriali, dei grandi acquedotti, eccetera, eccetera. Che dal punto di vista sociale, industriale, culturale hanno trasformato questa regione. Dire che l'assistenzialismo di Stato, no, c'era l'Agenzia per il Mezzogiorno, prima ancora la Cassa del Mezzogiorno, in Abruzzo venivano le grandi opere, contrariamente alle altre regioni, perché qui non c'era la grande criminalità. Noi abbiamo realizzato negli anni passati grandi infrastrutture, grandi opere che hanno fatto crescere il PIL e hanno attratto anche le grandi industrie. Io voglio ricordare su questo, e non sono d'accordo per esempio con uno studioso e filosofo di sinistra, Felice Costantino, anche oggi sul Centro fa una sua intervista, è un filone di una certa sinistra, degli Stanisha per esempio, cioè, che sono convinti che la Sevel e l'industrializzazione per esempio della Val di Sangro sia dovuta alle lotte contro la sangrochimica, che pure è stata una pagina e una discussione anche con le popolazioni, ma non è certamente la lotta dei lavoratori che ha portato la Sevel. Tutti ricordano la foto di Gaspari con Agnelli che è sceso sulla Val di Sangro e vedere la localizzazione. Noi l'abbiamo usata come... Bravi, avete fatto bene a usarlo anche come manifesto di questo convegno. Perché dico questo? Perché lì c'è stata una programmazione, perché contemporaneamente alla Seve, alla Fiat che veniva qui a insediarsi, quella anche era una... c'è anche la Peugeot e la Citroën, non ce lo dobbiamo dimenticare, ma c'è stata tutta una infrastrutturazione, c'era il consorzio industriale che si è dato da fare per le strade, per i terreni, per gli espropri, per gli usi civici, tutto quello che è quello poi si è ripetuto ad Avezzano per esempio per la Micron, prima si chiamava la Texas Instrument, lo ricorderete. Queste cose io le voglio ricordare perché non ce le dobbiamo dimenticare, però come non la devo fare lunga, poi ci ritorneremo. Una domanda vi voglio fare. No, voglio dire solo una cosa, di che cosa ha bisogno l'Abruzzo, perché sennò poi abbiamo fatto anche, ho fatto anch'io una certa analisi. Ha bisogno di finanziamenti, quindi senza assistenzialismo, però i fondi per le infrastrutture. Quindi tutte le chiacchiere che abbiamo assistito in questi 3 anni della Giunta Chiodi, lo dico da consigliere di opposizione, sul master plan, opere, il programma delle infrastrutture, articolo 20 rimodulato, l'articolo 20 sull'edilizia sanitaria, sono 500 milioni di euro, 500, sì, vi dico bene, cioè non è possibile, insomma. Poi i FAS rimodulati e rimodulati, eccetera eccetera. Noi abbiamo bisogno anche di scelte di priorità. Per riallacciarmi all'amico delle piccole e medie imprese, che cosa ha bisogno? Le imprese hanno indicato le priorità in questa parte del territorio della Val di Sangro. Il campus tecnologico, il porto di Ortona, l'aeroporto di Pescara, la Sangritana, ho visto poco fa qualche amico, deve realizzare il collegamento tra il porto di Ortona e il porto di Vasto con la Sever e con la zona industriale. Queste sono cose concrete su cui dobbiamo lavorare. Nel passato abbiamo lavorato su accordi di programma. Dobbiamo fare qualche cosa per l'indotto, perché le aziende che oggi sono in crisi, più della Sevel, sono le aziende che ruotano intorno alla Sevel, alla Honda, eccetera, eccetera. Quindi ha bisogno di priorità, di scelte,
che serve all'industria, serve all'economia, serve per creare posti di lavoro, per far rimanere le aziende che ci sono e per farne venire altre. Tonio, ricollegandomi al tuo discorso che facevi prima, mi sembra di capire, correggetemi se sbaglio, che fino a qualche anno fa la politica contava. Luciano, oggi conta più la politica o conta più l'economia? E dovendo o volendo rispondere che conta più l'economia rispetto alla politica, è lecito pensare che ci sia una guerra sottile in atto, considerando quello che accade quotidianamente con l'andirivieni dello spread, con gli attacchi speculativi che ci sono nei confronti delle... Luciano, la domanda va bene. Ma guarda, la domanda è rivolta a tutti. Io ho detto prima Luciano perché poi pesco tra di voi e io rispondo brevemente e poi lascio a lui un'analisi più compiuta. Secondo me oggi è venuto meno il primato della politica. Non è tanto l'economia, perché se fosse l'economia e la politica si intrecciano e va bene. Secondo me c'è la speculazione finanziaria. Non a caso le banche e tutte le società di rating, che dall'America è partita questa crisi ed è dovuta alla finanza. C'è molta speculazione. D'altronde, quello che chiamano lo spread è quello che sono le banche. Basta che qualcuno dice, voi ve ne accorgete ogni giorno, se parla Draghi o parla Monti o parla la Merkel, le borse reagiscono in un senso favorevole o sfavorevole a seconda di quello che questi dicono, ed è questa una cosa grave. Ma quindi tu dici che l'arte delle scelte sta in mano alla politica, all'economia, non più alla politica? Alla finanza, è alla finanza. Finanza deviata, attenzione, deve tornare la politica, dobbiamo fare non l'Europa delle banche e l'Europa economica della moneta, dobbiamo fare l'Europa dei popoli, gli Stati Uniti d'Europa. Luciano e poi dottor Rosa. Io credo che la politica riesce a prevalere se ha delle idee, ha delle visioni e ha una forza di rappresentanza. Io ho conosciuto filiere di amministratori regionali, anche di eletti in Parlamento, che assomigliavano più a dei valletti che a dei rappresentanti che avevano sottoscritto dei precisi impegni con territori, comunità, interessi legittimi. Così come ho visto politici, mi ricordo una volta Carlo Donat-Cattin con la quinta elementare, con una potenza, sembrava un drago, quando batteva i pugni era sempre la sua idea a prevalere, perché sapeva le cose, conosceva i dossier, aveva coltivato i numeri delle questioni, della realtà, dei problemi, e poi aveva un forte collegamento con il territorio e con i luoghi di vita delle persone. Io non mi meraviglio oggi di questa insostenibile leggerezza dell'essere, perché abbiamo un sistema selettivo della classe dirigente che praticamente assume in Parlamento e non consente ai cittadini di eleggere. Quella che si chiama Porcellum, denominazione data dal ministro produttore di questa regola elettorale, è un sistema che nei fatti rompe il collegamento tra cittadini ed eletti. E poi ci meravigliamo che gli eletti siano deboli, sconosciuti. Questa è una regione nella quale dal 1948 al 2001 tutti i cittadini di qualsiasi età, financo i bambini, sapevano chi era il delegato in Parlamento per fare gli interessi della Repubblica Italiana. Oggi io sfido chiunque, se facessi la domanda in ordine ad alcuni cognomi che siedono in Parlamento, il 90% della platea non sa che quelli sono parlamentari. Io adesso non voglio fare la distinta dei cognomi, perché a volte mi dice anche mia madre di abbassare il tasto delle occasioni per produrre gelosia, e quindi voglio aderire all'invito di mia madre. Ma guardate, è un dato oggettivo al pari dei dati sui quali ci siamo orientati. Quindi la politica deve prevalere, perché la politica conosce il giusto che deve accadere, alla condizione che non sia la leggerezza della valletta, alla condizione che abbia il dominio della conoscenza,
il dominio della consapevolezza. Ma vi ricordate voi adesso, a proposito della battuta di prima ripresa da un giornale, Gaspari assistenzialista o meno, sollevata da Chiodi? Poi voglio dire una cosa su Chiodi e una su Gaspari. Quando Gaspari venne travolto da una polemica tutta salottiera, radical chic, sul terremoto di Sondrio e dintorni, ve lo ricordate? Quasi si voleva sostenere che lui, poiché non aveva il taglio della dicitura del nord, non poteva fare il ministro della protezione civile. Zamberletti invece, che aveva la curva, la dorsale della pronuncia, molto più melodica, era come se avesse più numeri per fare il ministro rispetto ad uno che era di un piccolo paese. Gaspari poi in sede tecnica si riguadagnò l'applauso anche dei giornali più pelosi, più problematici e taglienti, quando si assunse la responsabilità della tracimazione controllata. Ma per dire quella parola mica andò a ballare la sera, studiò il dossier, annusò, acquisì il livello di problema e di dolore che c'era in quelle popolazioni, tant'è che Sondrio, con tutti i comuni della zona, lo hanno eletto, perché quella fu un'elezione, cittadino onorario. Vedete poi come la politica riesce a riguadagnare la prevalenza. Ma De Gasperi, quando parlò all'ONU nel 47, rappresentando tutta l'Italia addolorata dalla guerra, riuscì a convincere tutti ad avere margini amplissimi di fiducia, sia politica che finanziaria. O quello che ha fatto Berlinguer nel 1976-77-78, quando portò un pezzo di popolo a dire di sì alla solidarietà nazionale. O quella che ha fatto Kohl in Germania, quando facilitò il pronunciamento del sistema paese, della politica per la riunificazione delle due Germanie. Lui sapeva che avrebbe perso consenso, ma la politica in alcuni momenti si deve assumere la responsabilità delle scelte per non finire valletta, perché non è che non assumendoti la responsabilità poi le cose vanno bene di incanto. E allora, poiché abbiamo l'onere di far andare bene le cose, non di incanto, un'ultima riflessione su Gaspari assistenzialista. Vedete, in politica ci sono delle frasi fatte. L'assistenzialismo è una condanna pennellante molto fatta, che la si può dire a chiunque, dal completamente non responsabile al pienamente responsabile. Che significa assistenziale o assistenzialismo? Si è assistenzialisti quando si determina un passaggio di denaro pubblico senza che ci sia un progetto. L'Europa ci avrebbe dovuto insegnare il contrario dell'assistenzialismo, poiché l'Europa apre il rubinetto quando c'è un progetto di qualità. L'Abruzzo, nella sua storia recente, fatta dei suoi ultimi 50 anni, ha determinato dei passi avanti o no? Questa è la domanda di senso. E a questa domanda di senso la risposta non può che essere positiva. L'Abruzzo prima di questi 50 anni era l'Abruzzo di Silvio Spaventa, che a me è piaciuto ristudiare davanti ad amplissime assemblee e davanti anche a belle intelligenze. Era un Abruzzo irraggiungibile, un Abruzzo nel quale il reddito medio settimanale era pari a mezza mela, e lo dice l'indagine di Stefano Iacini. È l'Abruzzo di inesistenti collegamenti ferroviari, inesistenti collegamenti autostradali e stradali, di inesistente fornitura di energia elettrica. L'altra domanda, per essere veritieri, è: se non ci fosse stata quella classe dirigente di eletti in maggioranza, eletti all'opposizione, di imprenditori, di burocrazia di qualità che si assumeva responsabilità, avremmo avuto lo stesso indice e la stessa quantità di sviluppo? Io dico di no, perché anche in altre regioni ci sono state le stesse concentrazioni di potere, ma non c'è stata la stessa quantità, qualità di risultati infrastrutturanti un territorio. Vedete, la politica, quando si fa amministrazione, deve produrre infrastrutturazione di un territorio per garantire la funzionalità del territorio. Allora sono le infrastrutture viarie, le infrastrutture che portano energia elettrica di qualità, scuole, università. Deve produrre per esempio la qualità della vita nei paesi. Nei paesi non ci può essere l'inferno, ci deve essere la qualità della vita. Noi questo complessivamente lo abbiamo avuto, adesso lo dobbiamo mantenere, rilanciare, adeguare.
non possiamo assistere ad una sconfitta al 91esimo minuto. Noi dobbiamo continuare a vincere, facendo che? Cercando di conoscere le questioni. Noi abbiamo pezzi lunghi di classi dirigenti che non sanno nulla, perché odiano i cittadini, non ci parlano. Io ho sentito notevoli parlamentari ed eletti alla regione che mi dicono: eh vabbè, ma tanto non si può fare nulla, i telefoni sono sotto controllo. Aggiungete: per fortuna, così avete almeno questa giustificazione. Bisogna riconoscere che cosa c'è nella realtà, rigirare, aprire luoghi di incontro, sapendo che la politica e il tempo sono cambiati, le sezioni o non ci sono più o non bastano più, c'è anche la tecnologia. L'importante è che si facciano occasioni di incontro, di ascolto, di studio, per cercare di capire come si fa più bella questa regione, più vivibile, più funzionante. Io non mi rassegno all'idea che le Marche debbano essere più potenti dell'Abruzzo, e le Marche sono più potenti dell'Abruzzo e stanno più avanti, ma neanche il dibattito nord-sud mi appassiona. Qualsiasi esso sia lo stare sulla cartina geografica, l'importante è che ci sia comodità della vita, qualità della vita, serenità, sicurezza, vorrei dire anche felicità, e si può costruire. Come? Nelle Marche ci sono 220.000 imprese, possiamo impegnarci per fare in modo che aumenti il numero delle imprese in Abruzzo? Io dico di sì. Il dibattito balbettante sui fondi FAS, sul master plan, sulla ricostruzione all'Aquila ha fatto pietà. 36 mesi di parole, ogni 12 mesi si perde l'8% di una quantità di risorsa finanziaria che non produce realizzatività. E lo dico anche alle associazioni, io ogni tanto vedo un rappresentante delle associazioni degli interessi economici che si mette i tacchi, si pettina e comincia a fare il quasi parlamentare pure lui. C'è un tale che rappresenta gli industriali in Abruzzo che ogni tanto spara a destra e a sinistra su tutti gli argomenti. Una volta però disse a tal punto tanto e rivelò che voleva fare il presidente della Cassa di Risparmio. Anche quello non va bene. Questo inseguimento del poltroname non va bene anche quando viene da chi rappresenta il mondo del lavoro. C'è bisogno di organizzare la speditezza, la velocità. I 2 miliardi di euro dell'Aquila, che sono veri, se vengono cantierati, e cantierare significa fare sporcare di cemento le tute degli operai, non fa le carte, non le carte. Le carte ci devono stare, ma è un lavoro intramenia, in house. Fuori si deve vedere il cantiere, gli operai che salgono e scendono, le gru che si mobilitano, la polvere del cemento che sporca le tute. Quei 2 miliardi lì producono per 9, 18 miliardi di effetti, perché il rapporto dell'edilizia è 1 a 9. In Emilia sta accadendo questo. E ci danno una lezione, al di là del fatto, sopra o sotto rispetto alla metà dello stivale, nord-sud, è un dibattito stanco, superato. Il Salento, io ci andrei a vivere a Lecce, se potessi mi fidanzerei a Lecce, perché è bella Lecce, anche se sta a sud. E che significa sud o nord? L'importante è che ci siano i numeri, la prima. La vitalità imprenditoriale, la natalità imprenditoriale. La seconda questione, la pubblica amministrazione deve dire facilmente di sì ai progetti di qualità e si deve attrezzare per snidare qual è il progetto di qualità. Si è parlato di Gaspari. Quando arrivò la Texas Instruments ad Avezzano c'era il problema degli usi civici che copriva un quarantesimo del sito individuato per nascere quella impresa. Ma Gaspari mica disse: non si può fare, se lo faccio mi indagano, mo aspetto, mo chiedo un parere. Lui disse: qual è la questione? È questa. Bene, chi se ne occupa? Il commissario agli usi civici. C'è
ci si può parlare con questo qui, sì, ci voglio andare a parlare. Il capo di gabinetto 40 gli fissò un appuntamento col magistrato De Aloisio dell'Aquila, magistrato di Cortabello, si incontrarono le pubbliche amministrazioni, si incontrarono. E il cittadino elegge l'eletto in Parlamento per determinare l'incontro, il ravvicinamento, non per organizzare la separatezza. Guardate, Silvio Spaventa, 150 anni fa, teorizzava questa idea della pubblica amministrazione, non un Moloch, un drago lontano, ghiacciato, che non si può interrogare, non si può intervistare, non si può avvicinare, perché se lo avvicini fai reato. Ma stiamo scherzando? Quindi va ritrovata un'idea della funzione pubblica, della decisione, della rappresentanza politica, una motivazione. Vedete, e concludo questo mio secondo dire, io credo che in Abruzzo ci sia molto da fare, ma molto da fare. Cioè, io non mi iscrivo al gruppo di persone che dice non si può fare nulla, e ce ne sono, anche quelli che si candidano, ma tanto non si può fare nulla. Non è vero, non è profondamente vero. Io ho qui dei dati, la società fa grande parte di quello che deve fare. In Abruzzo l'insieme delle persone che non hanno potere politico, gli imprenditori, le casalinghe che aprono negozi come questo, gli anziani che si rimettono in discussione, i giovani, i commercianti, hanno organizzato una richiesta di affidamenti bancari per 26 miliardi di euro. Ma non è coraggio, non è determinazione, non è scommessa, non è mettersi in discussione questo. E dall'altra parte, l'altra metà del campo, che è quella di coloro i quali hanno potere pubblico tra le mani, devono allo stesso modo consumare il potere, usarlo, usarlo il potere. Io per questo avrei voluto la presenza puntuale di Bonanni da una parte, del quale conosco la potenzialità, e dall'altra parte di De Fanis, Tonino. Perché io credo anche al grande potere della regione, io sono un regionalista, molto lo deve fare la regione, alla condizione che sappia cosa fare, e avrei voluto contribuire con lui ad aggiornare l'agenda della regione. Vedete, io del montismo, c'è sempre tempo, eh? Io del montismo non mi prendo tutto quello che mi propina la stampa, però una cosa del montismo mi prendo: non mi aspettavo che facesse le magie, non mi aspettavo che lui ripristinasse la democrazia che magari appariva difettosa da qualche mese a questa parte, però un fatto mi convince del montismo: che ha inaugurato la terza fase della vita politica italiana. Non è necessario che, avendo idee diverse, si debba fare la guerra. Si può anche determinare una convergenza, si può determinare una stagione nella quale ognuno ci mette del suo. Io con questo atteggiamento sono venuto all'incontro con De Fanis. Non sarebbe stato un pugilato da incontro, sarebbe stato un confronto competitivo sul chi meglio può fotografare i problemi e sul chi più velocemente può trovare le soluzioni. Su questo non ci sono giustificazioni quando uno non raccoglie la circostanza. Grazie. Vedevo, riprendo un attimo un pezzo del libro scritto da Luciano, in un momento in cui lui dice che un personaggio, una persona del suo paese d'origine, usava dire quando c'erano le elezioni che sviluppo disse, giusto? Ecco, forse sarebbe opportuno cominciarci a rifare pure noi queste domande. Quando ci troviamo di fronte a coloro che vogliono rappresentarci, dovremmo iniziare singolarmente e coscienziosamente anche a chiederci che sviluppo disse, in modo tale da impegnarci maggiormente. Vedevo prima, dottor Rosica, quando ho fatto la domanda all'amico Tonino sul primato della politica o dell'economia, vicendevolmente, un sorriso, non ho capito se fosse amaro oppure di altro tipo. Me lo puoi spiegare questo sorriso? Ti spiego il sorriso, ma prima, visto che dialoghiamo con un atteggiamento da salotto che mi piace, è simpatico ed è, potrei dire, anche bello, vorrei tornare su come io, che sono nato nel 59 e che poi
a 21 anni ho aperto un'attività artigianale per poi diventare un industriale, ho vissuto questo aggettivo che adesso è diventato negativo in Abruzzo del gasparismo, e invece ritengo che è stata una grande opportunità per l'Abruzzo. E vorrei usare soltanto questa polemica, dico che chi parla di Gaspari in questi termini probabilmente o è troppo giovane, nel senso che è rimasto giovane e non ha avuto la capacità di sedimentare alcuni percorsi che ha fatto il nostro Abruzzo, oppure probabilmente è ignorante. Questo è pericoloso, se sei ignorante e rivesti una carica istituzionale che ti dovrebbe far conoscere bene tutti i percorsi che ha fatto la nostra regione. Però è una polemica, voglio dire, che da salotto simpatica, non faccio polemica così per aggredire qualcuno. Io ritengo che l'Abruzzo ha avuto dei grandi progetti quando c'è stato Gaspari, tutti quanti noi lo sappiamo, e l'Abruzzo doveva uscire da due grandi angoli che lo tenevano nascosto al mondo. Uno era l'isolamento delle autostrade, quindi noi ci siamo collegati a Roma grazie a dei progetti che sono nati in quegli anni, e l'autostrada che finiva a Pescara Nord si è collegata al sud dell'Italia in quel periodo, e sfido chiunque a dire se non avevamo bisogno di questa cosa. E poi l'altro cattivo angolo su cui eravamo relegati era quello di essere una regione di soli emigranti, e invece poi siamo diventati una regione che poteva pensare di comprare una macchina, pensate un po', che si costruiva in Val di Sangro, una regione che poteva comprare una moto che si costruiva in Val di Sangro, o altri oggetti che magari ci piacciono, che prima erano lontani da questo Abruzzo di pastori, di emigranti, e invece abbiamo scoperto che avevamo un Abruzzo capace di costruire dei prodotti ambiti sul proprio territorio. Che cosa voglio dire con questo? Che quando si hanno dei progetti, la politica, il mondo economico, cioè i cittadini, chi abita un territorio, possono vedere nel loro futuro l'intesa che diceva prima D'Alfonso. È difficile legarsi e capirsi sul passato, vedete? Subito accendiamo delle polemiche. Però se noi facciamo uno sforzo per dire come deve essere il nostro Abruzzo tra 10 anni, e la smettiamo di dire che abbiamo 3 grandi porti, e invece diciamo quale deve essere il collegamento su un porto, perché Pescara non possa avere degli svantaggi e Vasto non possa avere degli svantaggi se diventa quello centrale. Quando noi cominciamo ad avere delle idee chiare su cosa deve essere il nostro aeroporto tra 10 anni, chi deve arrivare in Abruzzo e chi deve partire dall'Abruzzo, probabilmente cominciamo ad avere delle intese che non solo ci fanno comprendere come lavorare, ma ci fanno anche comprendere dove vogliamo andare. E se avremo un Abruzzo messo all'angolo, piccolo, penso che da abruzzesi ne avremo vergogna e paura, e quindi automaticamente reagiamo in una maniera positiva per cominciarci a capire. Cosa deve fare la politica? Così, ma non io generalmente sono negativo quando esprimo giudizi sulla politica, però la politica deve fare quello che stiamo facendo oggi. Perché sei negativo? Scendere in piazza, avere il coraggio di affrontare le persone, il coraggio dico, perché purtroppo ci sono anche delle lamentele che vanno ascoltate, che probabilmente sono accese. La politica deve avere il coraggio, secondo me, di non essere più una persona, ma di essere un partito. Io credo molto nell'idea che in Italia la dobbiamo smettere di attaccare le persone, ma dobbiamo cominciare a pensare le cose positive che può fare un intero partito, che può fare un'intera coalizione, che può fare un dialogo, soprattutto non per una categoria, ma per i cittadini. Diamo il benvenuto a Raffaele Bonanni. Prego, continui, prego. Allora, quando la politica è capace di fare questo, andare in piazza, discutere non per una categoria, ma di discutere su problemi che riguardano l'intera cittadinanza, penso che stia facendo il proprio dovere, e automaticamente si innesta sicuramente il passo successivo, che è quello di avere progetti, di avere programmi, e soprattutto di non calarli dall'alto perché qualcuno
ce li ha raccontati, ma perché questi vengono condivisi con la cittadinanza. Io penso che c'è stato un allontanamento in questi anni. Questo allontanamento purtroppo non è da imputare agli uomini, ai partiti, ai cittadini, secondo me è da imputare alla paura, perché per troppo tempo abbiamo immaginato che la politica era una cosa che stava lontano da noi. Tristemente oggi probabilmente si torna a fare politica, ci si riavvicina alla politica perché è passata un po' la paura, o abbiamo un altro tipo di paura, quella di non essere rappresentati. Non a caso abbiamo un governo di tecnici a cui vedo che nessuno di noi può dire un gran male se non su degli argomenti. Parliamo di numeri, però. Abbiamo un'Italia, visto che è arrivato il segretario, cominciamo a parlare di numeri. In Italia conviene più investire sui bot che fare impresa. Questo è un danno per l'imprenditore, per il lavoratore, ma credo anche per chi amministra questo paese. Questo innesca i famosi fenomeni di speculazione che avevamo detto prima, cose che non hanno niente a che vedere con il lavoro. Punto secondo, io penso che le imprese sane, quelle che veramente vogliono investire in innovazione, in ricerca, in futuro, hanno bilanci veri, trasparenti, reali, perché è l'unico modo per fare questo tipo di percorso. Io ritengo che in Italia veramente la lotta all'evasione fiscale vada fatta in una maniera seria, senza avere paura di colpire una parte, senza avere paura di creare un disagio a una parte o a un segmento di imprese. Questo va fatto in una maniera seria. Credo che un'impresa, anche se ha sbagliato, anche se è un evasore, ha anche un altro tipo di diritto, quello di essere giudicato entro 30 giorni massimo, perché una cosa è il giudizio che si emette sulla persona, un'altra cosa è il giudizio che si emette sull'impresa. Queste sono le cose su cui noi dobbiamo scontrarci o dobbiamo capirci con il governo tecnico. È necessaria questa nuova strada. Altri due numeri. Noi, o almeno i giornali, attacchiamo Monti perché riteniamo che lo spread, da quando lui ha formulato questo governo, o la borsa, ci ha portato degli eventi negativi. Non è vero. Leggete il Corriere della Sera di oggi e scoprirete che in questi mesi, facendo il dato medio, noi abbiamo avuto uno spread che è stato migliore di quello che avevamo prima, e soprattutto i nostri eventi di borsa mediamente non sono andati male. Allora, che cosa voglio dire per rispondere? Che la politica, se ha credibilità, fa i nostri interessi. Quindi per quale ragione noi non dovremmo essere, come cittadini, come imprenditori, come persone che credono nell'Italia, che credono nell'Abruzzo, che credono nel futuro, di non voler investire su dei rappresentanti, su una politica che veramente ci rappresenti e che è in grado di essere il nostro futuro? Io approfitto per ringraziare l'Arma dei Carabinieri, necessariamente, l'Associazione Carabinieri in congedo, che ci danno una mano, facciamogli un applauso, e i cittadini di Lama che vi hanno offerto un posto a sedere. Mi collego subito a Raffaele Bonanni. Stavamo parlando, il microfono ce l'hai a fianco, del primato della politica sull'economia, o il contrario, cioè oggi l'economia ha le redini e quindi governa maggiormente, e quindi la politica ha perso quella che è l'arte della scelta. E su questa tematica ci stavamo confrontando con diversi punti di vista. Pare, da quello che ho capito, che comunque l'economia la faccia da padrone oggigiorno. Un saluto a tutti e vi chiedo scusa per il ritardo, ho avuto dei problemi. E questa è una domanda davvero importante. In Italia l'economia non ha ancora l'importanza che dovrebbe avere, data la situazione di crisi in cui ci troviamo e data la situazione di prospettive che sono tutte fosche, a meno che di un cambio di rotta
io penso degli italiani, nel modo di comportarsi, nel modo di pensare e nel modo di riorganizzarsi. Tempo addietro mi è molto rimasto impresso ciò che ha scritto Della Loggia sul Corriere della Sera. Lui ha detto una cosa che corrispondeva esattamente a ciò che pensavo, proprio per sottolineare come l'economia non ha ancora l'importanza che dovrebbe avere per il nostro paese, considerando i passi in avanti importantissimi fatti negli ultimi 50 anni. Abbiamo ottenuto un benessere, devo dire relativo, ma un benessere importante rispetto a tutti gli altri popoli. Abbiamo fatto progressi davvero inimmaginabili e questo avrebbe dovuto spingere ciascuno di noi a avere dei comportamenti più consoni a questo posto che nella storia ci siamo conquistati. L'economia non ha questa rilevanza. Dicevo, Della Loggia scrisse una cosa che io condivido moltissimo e ha detto: finché coloro che gestiscono i soldi di tutti non perdono il potere grande che hanno e non acquistano questo potere coloro che realizzano la ricchezza, il paese andrà sempre in piedi. Significa che noi siamo ancora malati di statalismo e lo statalismo che sta corrodendo le ossa della nostra economia e delle nostre prospettive di benessere. La politica è ancora forte in Italia, anche se si mimetizza la vicenda che diceva l'amico poc'anzi di questa pausa molto particolare con il governo Monti, lo dimostra una forza e un arretramento apparente. Io ero molto convinto della soluzione di Monti, però ero convinto di una soluzione con Monti attraverso una grande coalizione, che in effetti c'è stata nei fatti, ma che non si è espressa attraverso una corresponsabilità diretta da parte dei partiti, che hanno preferito disertare la loro responsabilità nel governo, pensando che in questo modo avrebbero potuto scantonare rispetto a responsabilità gravi che devono assumere e ripreparandosi alle elezioni. Io ho avuto modo di dire più volte: non c'è precedente nel mondo di una situazione di questo tipo, di un governo solo e solamente di tecnici. Anche quando Badoglio tornò, fu fatto Presidente del Consiglio in quella situazione difficilissima dopo l'armistizio, dovette richiamare all'impegno i vecchi dirigenti liberali. Non è mai accaduto che un governo fosse fatto solamente, esclusivamente di tecnici e i risultati si vedono perfettamente. Sono d'accordo, Monti ha buona volontà, ma Monti, non essendo politico insieme a tutti i suoi ministri, non hanno quella sensibilità e conoscenza quanta proprie di chi è chiamato a svolgere delle funzioni per le comunità, per le collettività e così via. Quindi voglio dire che anche questo aspetto dimostra che la politica non ha ceduto ancora il passo alle leggi dell'economia, che poi non significa dare il passo, che già ce l'hanno abbastanza, alla finanza, alla realtà della finanza, del credito e così via, perché dominano fortemente. Io quando parlo dell'economia parlo delle realtà che fanno la ricchezza. Proprio adesso, venendo qui, dovendo domani andare a Trento a commemorare la morte di De Gasperi, rileggevo appunto alcuni passi di un suo discorso importante in un congresso della Democrazia Cristiana nel 1951. Lui sosteneva fortemente l'idea
di superare il corporativismo fascista attraverso un comportamento solidaristico tra imprese e lavoratori per costruire una economia affidabile, ma anche per costruire quella corresponsabilità che è il tessuto connettivo che regge interamente una comunità. Io penso, per finire, le ragioni dell'economia devono vincere il nostro paese, diversamente non ce la faremo. Pensate all'Abruzzo, noi abbiamo avuto dei passi in avanti, per esempio per i tanti opifici, per le tante produzioni industriali che abbiamo ottenuto nel corso del tempo, no? Del tempo. Come ci si sta comportando rispetto a queste produzioni? Ci si sta comportando che le istituzioni locali, regionali ma anche nazionali, non stanno curando un aspetto essenziale. Parlavo con Marchionne l'altra settimana, lui si lamentava fortemente del fatto che siamo in arretrato rispetto a infrastrutture così importanti per mantenere in piedi una produzione che è in campo e nel mercato se riesce a costare di meno. E costare di meno una produzione significa comprare i soldi a meno soldi, significa comprare i servizi a meno soldi essendo più efficienti, pagando meno tasse, avendo infrastrutture più capaci di far velocizzare appunto le merci che arrivano e vanno. Se noi ci facciamo i conti di come stiamo andando malissimo. È inutile che alcuni si lamentano del fatto che la Fiat non restituisce quello che ha avuto dagli italiani allorquando lo Stato ha pompato soldi nei loro confronti per fare fabbriche e costruire appunto nel centro meridionale i punti più importanti della produzione. Chi ha dato. L'italiano non ha ottenuto più investimenti in fabbriche che hanno costruito un benessere molto forte e loro ci hanno guadagnato appunto nel costruire una impresa più diffusa. Ma oggi noi non siamo attenti come dovremmo essere in un frangente come questo, non siamo così attenti, non c'è appunto quell'attenzione all'economia che significa far vivere ciò che rende possibile la vita di Lama dei Peligni, di Casoli, di Archi, di Atessa, di Bomba, di tutti i paesi, fino ad arrivare addirittura a Castiglione Messermarino per tanta gente che va a lavorare appunto alla zona di Val di Sangro. Non c'è quell'attenzione. Quando io dico l'economia deve avere preminenza, dico che deve avere preminenza tutto ciò che ci spinge a occuparci dei fattori di contesto necessari perché le produzioni siano capaci di esprimere una loro capacità di stare nel mercato. E per concludere, anche le relazioni industriali devono avere appunto più forza e devono occuparsi maggiormente di cancellare tutte le sfasature che ci sono appunto nelle produzioni. Io vi faccio un discorso che non dovrei fare perché è un po' scabroso da parte di un sindacalista, ma io ho posto i problemi ai dirigenti sindacali della Fiat, della Iveco lì, e anche a alcuni iscritti fino all'ultima volta che ci siamo visti. Non è compatibile non solo la insistenza di infrastrutture, di tutto ciò che mette in sicurezza appunto un investitore nello stare lì, non è compatibile con questa realtà neanche, per esempio, talvolta l'eccessivo assenteismo che va contro la permanenza di quelle produzioni e investimenti nuovi che noi dobbiamo auspicare per garantire appunto il benessere che noi abbiamo e quel lavoro. Dicevo alcuni amici poc'anzi, se noi per ipotesi mettessimo in conto, e la cosa nel tempo può anche accadere, che saltano quelle produzioni, salta non l'intera zona, salta un terzo intero dell'Abruzzo e salta uno dei capisaldi del PIL abruzzese, ma salta anche nell'immaginario appunto mondiale l'affidabilità degli abruzzesi nell'essere capaci di ospitare investimenti. Noi nel corso degli anni abbiamo acquisito
una reputazione di una realtà, ed è vero che è così, di gente seria, di gente equilibrata, di gente operosa. Abbiamo tutto l'interesse a fare questo. Ho visto che Chiodi ha detto che bisogna rilanciare la concertazione, benissimo, facciamo questa concertazione, ma dobbiamo occuparci con molta dedizione alle ragioni dell'economia. Tutte le realtà di produzione devono avere i loro contesti territoriali ben ordinati, sulle tasse locali, sull'energia, sulla banda larga, sulle infrastrutture materiali, su tutte le questioni che concorrono a fare forte una zona o a farla debole. Questo. Grazie, approfitto di nuovo per ringraziare i nostri sponsor, necessariamente lo studio dentistico del dottor Franco Martini, la casa albergo di Rassegno qui a Lama dei Perini, l'hotel e ristorante Capento Cilla Perini e ovviamente chi ci consente di stare comodi su queste poltrone, l'arredamento design che trovate qui a Lama dei Perini, cui punto vendita è qui vicino. Ma grazie, un applauso anche ai nostri sponsor. Tornando a bomba, e credo che questa sia un'affermazione che dovrai sentirti dire spesso, diciamo a bruciapelo, questa è una domanda che faccio a tutti quanti voi, nessuno escluso. Alle prossime scadenze elettorali, pensate che possiate mettervi a disposizione e a quali condizioni? Torino. A disposizione di coloro che si chiedono. È una domanda un po' imbarazzante. Che si chiedono chi sviluppa questo, che no, ce lo devi dire. Ma intanto io voglio salutare Raffaele Bonanni, un amico, e anche per la sua disponibilità a essere qui fra di noi, giovani rampanti come Luciano, e anche per le cose che ha detto, che noi abbiamo in parte anticipato. C'è stata una polemica in questi giorni di un'intervista di Chiodi sul centro, io ne ho parlato e mi dispiace di questo, perché ha parlato di assistenzialismo e di gasparismo, che noi contestiamo, perché credo che all'Abruzzo in questo momento manca proprio un Gaspari. C'è una persona che faccia sintesi, che abbia, come dire, capacità e leadership vera e di programmare, perché Gaspari negli ultimi tempi queste cose che oggi ha ripetuto Bonanni, che io condivido, ce le diceva in continuazione, la logistica, il porto di Ortona, il campus tecnologico, far costare meno l'energia, stare vicino agli industriali, diversificare, perché la grande industria è destinata ad espellere popolazione lavorativa, e quindi puntare anche sulle nostre bellezze, sul turismo, cioè tutte cose che insomma deve tornare il primato della politica, dicevamo prima, la politica però con la P maiuscola. E io credo che per far tornare questo, io ho sempre pensato di pensare che la politica dovesse occuparsi di lavoro, di sviluppo, di infrastrutture per creare le condizioni di sviluppo, però credo anche, dopo quello che noi abbiamo visto, anche le cose che accennava Luciano, cioè che i parlamentari ormai vivono nei salotti romani, non quello di Lama dei Perini, e che non vivono il territorio, non sono radicati, non conoscono i problemi, non ci rappresentano bene. Voglio fare degli esempi. In questi giorni la spending review è una cosa importante, è un'occasione, lo dicevo io a Chiodi in una mia nota che credo che domani verrà pubblicata sul centro. Qui si parla di eliminazione dei comuni sotto i 1000 abitanti, di province, che sta scatenando un campanile ormai che era superato, perché forse Monti, in questo lo devo dire, non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo e di toglierle tutte le province, perché di questo lo dobbiamo dire. Io sono di un partito che sostiene questo governo, però quello che ci vuole, bisogna dirlo, con e quelle competenze trasferirle
ai comuni e altri enti, oppure tenere tutte le province e togliere questa miriade di società, di agenzie, di enti che rosicano tutte i finanziamenti e le risorse di questa nostra regione. Abbiamo fatto un'analisi di 2000 persone che vivono di politica, spesso sono i trombati della politica in questa regione. Allora io invece mi sono dovuto ricredere e penso che la strada, anche per rispondere a te di Renzo, la strada sia la riforma elettorale. Noi non possiamo tornare al voto alle prossime elezioni senza una riforma elettorale che ridia voce ai cittadini, che dove si ripristino le preferenze, perché debbono essere i territori, i cittadini, gente come voi, la base che decide chi deve rappresentarci in Parlamento. Questa è una delle battaglie che noi dobbiamo portare avanti in questi prossimi mesi, perché è vero che ci sono anche delle storture, però chi propone i collegi, lo voglio dire qui, intanto voglio ricordare a me stesso che per i comuni, per le province, per la regione, per il Parlamento europeo si vota con le preferenze. I collegi, anche nel sistema uninominale che abbiamo visto col Mattarellum negli anni dopo la fine della Prima Repubblica, nei collegi sono sempre i partiti che scelgono i propri rappresentanti nei collegi, quindi è una cosa che non può funzionare, devono essere i cittadini a scegliere, ci deve essere la possibilità di aprire anche i partiti, perché ormai non sono più partiti, dobbiamo dire anche di questo, sono molto autoreferenziali, sono leaderistici, il partito di Casini, il partito di Berlusconi, il partito di Bersani, il partito di Di Pietro, no, ci vuole il partito dei cittadini, dobbiamo tornare a questo, per fare questo ci vuole la nuova legge elettorale. Io mi auguro che nelle prossime settimane, all'inizio di settembre, entro il mese di settembre, si arriva la nuova legge elettorale. Ormai c'è un accordo di massimo su una legge proporzionale, su uno sbarramento al 5%, a un premio di maggioranza al partito di maggioranza relativa, tutto quello che volete. Io credo molto in questo ripristino delle preferenze, perché solo in questo modo chi veramente vive i problemi dei cittadini, chi vive i propri paesi, chi vive il proprio territorio, chi sta in mezzo alla gente come stiamo facendo noi, chi sa ascoltare, chi riceve ogni giorno la gente, non per fare clientelismo come qualcuno dice, ma per aiutare, consigliare, essere vicino ai più bisognosi, perché chi non ha bisogno non va dal politico, è tutta povera gente che spesso ha bisogno anche di conforto, di aiuto, di consigli. Questo è il discorso. Io penso che se arriviamo a questo tornerà il primato anche della politica sull'economia. La domanda però è un po' diversa, poi magari ci torniamo. Luciano, che dici tu? Io ti rispondo con la franchezza che mi ha convinto dell'intervento di Bonanni, questo anche per introdurre altrettanta franchezza rispetto a questa seconda tornata di interrogativi. Però mi permetto una parentesi prima della franchezza di risposta, perché voglio strumentalizzare questa presenza di Bonanni, del quale siamo tutti molto soddisfatti. Una puntura di spillo all'esperienza politica nazionale. Ma Raffaele, ma com'è stato possibile che si è incaricato Giovannini dell'Istat, che sa di economia, di conoscenza di questioni sociali, per punteggiare la giustezza delle competenze economiche dei parlamentari? E poi si è incaricato un consigliere di Stato di lungo corso, solo un consigliere di Stato di lungo corso, senza nessuna conoscenza della società e dell'economia, per ricostruire l'architettura dell'organizzazione dei territori nazionali. Ma come è stato possibile dare l'incarico a Patroni Griffi per stabilire qual è la mortalità delle istituzioni territoriali e qual è l'ulteriore vita
delle istituzioni territoriali, quando questo l'avrebbe fatto molto meglio Barca, l'avrebbe fatto molto meglio Giovannini dell'Istat. C'è questa assurdità nella scelta del chi fa la proposta, sbagliando completamente la materia e la storia di competenza delle due persone. Vedete, la tecne, la tecnicalità è assicurazione di conoscenze, però dobbiamo evitare che a dirigere una banca ci vada un campione di pallacanestro. È successo a Pescara 10 anni fa. Noi dobbiamo mandare alla banca colui il quale ha un retroterra di esperienza su questo campo, non uno bravo a fare il pallacanista, il cestista. E perché dico questo dentro ad un dibattito di vicenda politica, davanti ad una domanda così insidiosa tipo quella che hai fatto tu, e avendo alla mia sinistra Bonanni ma anche altre persone capaci di contribuire a questo dibattito? Perché io credo che noi dobbiamo riprecisare qual è il valore della politica. Dentro questa vicenda, che è la vicenda dello sviluppo, che noi inseguiamo da sempre, dalla notte dei tempi, che ci deve mettere la politica? Bonanni ha precisato, assieme a Rosica e anche a qualche altro intervento che abbiamo fatto noi, che l'impresa ci deve mettere l'intrapresa. Il De Gasperi che va a commemorare lui domani a Trento con Dell'Ai ed altri, Riccardi, Casini ed altri, e il De Gasperi che nel 1947 davanti all'ONU disse: io sogno un'Italia, allora il mito era, di tutti i piccoli proprietari terrieri. Se De Gasperi dovesse parlare oggi davanti alla BCE, perché allora il potere era dell'ONU, oggi è della BCE, direbbe che sogna un'Italia di tutti i piccoli intraprenditori, perché oggi quella è la meta, un lavoro libero, espressivo anche del proprio progetto di vita. Se questo è quello che ci mette l'impresa, se la banca ci mette la leva finanziaria e ci aspettiamo che faccia questo, la politica che ci deve mettere? La buona norma, il progetto di sviluppo, la visione di insieme e poi l'utilizzo della norma. Non è possibile che noi collochiamo sulla Gazzetta Ufficiale le norme e poi non le utilizziamo. Io ho fatto una grande esperienza in materia, tra virgolette, di avvocatura. Esiste il reato di abuso, ma dovrebbe esistere di più anche quello dell'omissione, di più. La storia italiana, e molta storia territoriale e regionale, può essere riletta alla luce di questo paradigma dell'omissione. Bonanni ha parlato della Severi, e non solo, e di tutto quello che è vitalità economica lungo la fondo Valle Sangro. È incredibile che nella mappa delle priorità del nostro assetto viario non compaia come una vera priorità del governo regionale il superamento di quella vergogna che è il viadotto Barche. 50 milioni di euro servono, cioè nulla, rispetto a quello che dà sul piano della velocizzazione. Galli della Loggia lo ha richiamato lui, bravissimo editorialista del Corriere. C'è un giornalista molto tignoso sul Sole 24 Ore, e comincia ad essere un giornale quasi solitario per la sua leggibilità, Giorgio Santilli, il quale dice che i territori del nostro paese, ma anche dell'Europa, si possono distinguere in ragione del grado della civiltà. La civiltà di un territorio però non deriva dal colore della pelle di chi ci vive, per fortuna. Secondo Santilli deriva dalla velocità per andare da dove a dove. Il primo dove è la montagna, il secondo dove è il mare. Ma vi rendete conto che noi abbiamo un'autostrada di due mari senza pedaggio a portata di mano? Se si mette mano a quella specie di livido che è il viadotto Barche e si completa, come si sta facendo, a quadri con la variante. Perché dico questo? Perché lavoro all'ANAS e voglio dare sfoggio di mia conoscenza? No, anche qui farei quasi un abuso per certa lettura. Perché la politica si fa riconoscere se stabilisce le priorità. Troppa neutralità, troppo grigiore, troppa acqua San Gemini, non si capisce molte volte quello che si dice,
quello che si rinviene. Le priorità devono essere stabilite. È su questo che la politica si colloca in alto, supera il balbettio, si riconosce chi sta da una parte e chi dall'altra, e la battaglia tra le priorità non è il teatrino, è la qualità della politica. La competizione sulle priorità la gente la capisce, è il voto dato sulle priorità, è il voto allo sviluppo. Vedete, lui lo sa meglio di me. Perché la Silicon Valley ha conosciuto quello sviluppo? Perché nel Texas è così? Perché in Baviera è come è in Baviera la vicenda economica? Perché lì il potere viene usato e il potere segue il cammino delle priorità, e la politica, organizzando queste assemblee, stabilisce le priorità. Dovrei fare dei nomi di alcuni parlamentari, ma se io dico De Angelis, chi vi viene in mente a voi? C'è un avvocato a Pescara che si chiama De Angelis, è un musicista, ma non è solo lui che non dà luogo a nessun ricordo di vicenda parlamentare, ed è chiaro che quello lì non può dare un contributo nello stabilire le priorità. Ma questo vale anche per molti dicenti regionali. Molti dicenti regionali non sanno di questa regione. C'è stato anni fa un assessore della regione Abruzzo, Giorgio De Matteis, io non so dove è collocato politicamente, ed ha anche perso di recente, quindi non faccio moda, sto citando uno che ha perso. Lui ha fatto una legge regionale nel tempo in cui l'Italia aveva i seni, l'Italia della pubblica amministrazione, finanziò la metanizzazione dei piccoli comuni che non avevano densità demografica, il completamento della metanizzazione, l'ultimo miglio si direbbe, e finanziò con un meccanismo di partita di giro, di circolarità, di circuito virtuoso, la ristrutturazione dei centri storici. Mise 10 milioni di euro, allora 20 miliardi di lire, sviluppò un meccanismo a volano pari a 20 volte tanto. Lì c'è la virtuosità della politica, c'è l'utilità, la sua rinvenibilità, la sua produttività. E perché è accaduto? Perché c'erano le idee nutrite del confronto, danno luogo a quella spinta che ti fa usare la norma e garantisce lo sviluppo. Noi questo vogliamo, e per fare questo io sono disponibile, voglio dare una mano, perché sono convinto che si può continuare a vivere bene in questa regione nonostante le cantonate di patroni griffi. Ma che succede se si chiudono tutti i piccoli comuni? Che succede? L'unica grande città è Pescara, accoglie dentro di sé. Come fa? La domanda sulle conseguenze va posta dalla politica, e anche una domanda etica, la domanda sulle conseguenze. E non è possibile che produciamo decisioni a zonzo senza valutare le conseguenze, organizzando solo il contributo, l'obolo al pasto dell'ipocrisia. Oboli al pasto dell'ipocrisia. Guardate, io non credo che tutto quello che si sta facendo sia perfettamente fatto. Molto di quello che si sta facendo era necessario. Io credo col concorso di tutti si possa continuare a fare